C'è chi è cresciuto con Resident Evil e si è innamorato della sua oramai iconica visuale fissa. Probabilmente molti di voi ricorderanno bene le serate tra le vie di Raccoon City con il cuore perennemente in gola ogni volta che si girava un angolo con la paura di trovarsi davanti qualche strana creatura. Questa sensazione che ci ha accompagnato durante gli anni la si deve principalmente alla telecamera proposta dal capolavoro Capcom, capace di accompagnarci per mano in quelle terribili avventure. Col tempo la saga ha preso sempre più la strada dell'action, iniziata con il quarto capitolo e da lì a poco cominciammo a perdere quella sensazione di claustrofobia e paura vera e propria. Nel 2017 invece veniva rilasciato Resident Evil 7, titolo che propone una campagna principale da giocare in prima persona a 360 gradi, un esperimento che funzionò alla grande. Ma se vi dicessimo che un utente ha cambiato le carte in gioco proponendo una visuale con telecamera fissa in Resident Evil 7? Se siete fan dei vecchi classici horror, abbiamo qualcosa di speciale per voi. Lo youtuber Enveloping Sounds ha condiviso due video dove viene mostrato il settimo capitolo con visuale classica. Il ragazzo ha spiegato tutto dichiarando che ha utilizzato una combinazione di mod, una free camera per lo spostamento della visuale e una third camera che raffigura il protagonista Ethan in terza persona. Il risultato è a dir poco incredibile e sotto certi versi davvero affascinante. Purtroppo, come già citato dallo stesso youtuber, il titolo non è interamente giocabile in questo modo, ma rimane un'ottima occasione per vedere come sarebbe stato il gioco nei gloriosi anni 90. Si tratta quindi di un semplice concept che però riesce davvero ad impressionare. Insomma, l'uscita dell'ottavo capitolo è ancora un po' lontana e trattandosi di un sequel diretto del settimo episodio del franchise, non sarebbe male rispolverarlo in attesa di conoscere più da vicino le curiose vampire. Cosa ne pensate di questa mod? Non dimenticate di seguirci per non perdervi i prossimi contenuti video.